Per diventare un pilota professionista è necessaria un'esperienza ad alto livello, oltre ovviamente al talento e alla competenza tecnica. È un mestiere che si sceglie soprattutto per passione, per la voglia di divertirsi e di misurarsi con gli altri. E non è necessario avere a disposizione dei bolidi. La gara è entusiasmante, sempre, proprio perché si tratta di una gara. In questo caso, a confrontarsi sulla pista di prova sono tre piccole auto dal carattere forte e con parecchie cose in comune. Per prima abbiamo preso in considerazione una novità del mercato, la Renault Twingo RS. Sapevamo che si presentava con buone credenziali sportive, ma quando l'abbiamo vista così muscolare, col suo assetto super ribassato, abbiamo capito che era pronta per la pista. E non è stato difficile trovare un altro motore 1.6 aspirato da affiancarle, quello della Citroën C2 VTS. Questa volta però non ci siamo accontentati di mettere a confronto due auto simili. Abbiamo voluto confrontare due scuole di pensiero e così abbiamo fatto scendere in campo anche una turbo. Certo, questa Abarth 500 appare subito come qualcosa di un po' superiore, ma va detto che, almeno per dimensioni, appartiene alla categoria delle altre due. Ma adesso è il momento di provarle sulla nostra pista. Cominciamo a osservarle. Per mettere le tre vetture il più possibile sullo stesso piano, abbiamo deciso di lasciare inseriti durante la prova tutti i controlli elettronici in dotazione. Lo sterzo della 500 appare subito di grande efficacia, capace di rispondere benissimo nelle curve lunghe o strette. È un po' meno sincero solo quando deve correggere al millimetro le traiettorie. Buona anche la prova dello sterzo della C2, preciso pure ai piccoli angoli. Delle tre, quella che invece ha uno sterzo meno comunicativo è la Twingo. Essendo rapido e preciso, può essere sfruttato appieno solo dai piloti più esperti. Ma a questo punto valutiamo anche gli assetti. La Citroën è l'unica a montare cerchi da 16 pollici e gomme barra 45. Il suo assetto non esasperato è caratterizzato da un certo rollio e da sospensioni che si comportano bene nei cambi di direzione. Quello della Renault è addirittura l'ideale per la pista, così rigido e piatto. Il problema semmai è dato da un ESP troppo deciso che penalizza la scorrevolezza di guida. Anche su questo piano a distinguersi è la 500 Abarth, rigida certo, ma ben bilanciata e con un comportamento sempre facile e godibile. Adesso passiamo a testare i freni. Riguardo a questo, invece, il quadro generale si modifica un po'. La 500 T-Jet è dotata di un impianto potente in grado di offrire tanta sicurezza e che non mostra segni di affaticamento neppure dopo un uso intensivo. Ma anche la C2 ha un impianto efficace e resistente alla fatica. L'unica a deluderci un po' invece è stata la Twingo. Intendiamoci, un rendimento regolare è garantito, ma ad esempio la modulabilità del pedale è migliorabile. Fino a questo momento la più convincente risulta l'Abarth 500 T-Jet. Forse, se vogliamo trovarle un difetto, ha un ESP troppo presente, ma fra tutte l'italiana si dimostra la più piacevole ed efficace. La Twingo in pista rimane senz'altro una delle più divertenti, magari più godibile da un esperto che non da un neofita. Per l'impostazione estrema e l'ESP assai deciso, la Twingo necessita infatti di una guida molto pulita e precisa. La Citroën C2 dal punto di vista sportivo sembrava la meno dotata e invece se la sta cavando molto bene. Per concludere il test e dare le valutazioni finali però manca l'ultima prova, quella più impegnativa. Giro completo di pista, cronometro alla mano. Va detto che l'Abarth è l'unica delle tre a offrire il tasto sport con cui si ottiene un motore più vivace e uno sterzo elettrico più corposo. E all'arrivo i tempi parlano chiaro, con una media di circa 100 km orari, l'Abarth 500 ha impiegato 1 minuto e 31 secondi e staccando le altre due di almeno un secondo. Alla fine non possiamo certo dire che la Twingo abbia sfigurato, ma rimane il ritardo di quasi un secondo a giro rispetto alla 500, pur se quest'ultima è dotata di turbo.
La non più recentissima e più tranquilla C2 alla fine non si è dimostrata così lenta, anzi le sue prestazioni si avvicinano di parecchio a quelle della Twingo. Non era così scontato all'inizio. A essere sinceri fino in fondo, la vettura che oggi ha saputo darci un divertimento più pieno e sicuro rimane comunque l'Abarth 500. Qualcuno potrebbe obiettare che appartiene a una fascia di prezzo superiore, ma se ci vogliono almeno 3.000 euro in più per acquistarla, è per la sostanza tecnica e i tanti accessori di serie. Bene, ora tocca a me andare a divertirmi.